Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni. E siamo ormai all'episodio 120? Sì, è proprio l'episodio 120. Ad ogni modo, andiamo all'evento del Shonen Sunday. Questo è il sesto evento con uno Shonen Sunday. Ah, tra l'altro si vede il mouse. In realtà ho collegato il telefono con il computer, perché il tablet non mi si connette, quindi gioco da telefono quando registro. Ad ogni modo, ok, ora c'è anche l'audio, perfetto, l'audio me l'ero dimenticato. Abbiamo nuovi protagonisti per il Shonen Sunday. Vabbè, parte Conan, che c'è sempre, quello ormai è una costante. Abbiamo qua il forziere con tante cose belle da prendere. Se voi andate sul canale di Jackpot, la banda di Jackpot per l'appunto, hanno spiegato diverse volte come funziona la upline per prendere le reward. Abbiamo tantissimi personaggi per questo Shonen Sunday, personaggi che delle altre serie che abbiamo già incontrato ma che non abbiamo mai sbloccato perché non c'erano, quindi l'hanno messi stavolta. Fanno molte collaborazioni con Shonen Sunday. Boh, e staranno preparando qualcun'altra un pochino più succulenta, credo. O almeno voglio sperare che sia così. Diciamo che lo Shonen Sunday è un po' un metodo per darci qualcosina nel frattempo. Eccola là. Ci danno Emma nel frattempo. Bene, che bello. Ah, tra l'altro hanno festeggiato i 24 milioni di download, quindi ci regalano monete per una settimana. E io ho trovato già due Shogun. Due Re Shogun, quindi una schifezza praticamente. Wow, due slottate e niente. No, andiamo con la terza allora, dai. Vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa stavolta. Niente. Lui già ce l'avevo, Kaito Kid. Kaito Kid era dell'evento scorso. Però eppure io ce l'ho ancora fresco. Non so perché. È come se il tempo non fosse passato. Invece ne è passato molto. E che... Ma perché un rango S in quella ora? Mettici un doppio... Oh! Eh sì! Eh sì! Ma è di questo evento? No! Era dell'altro Shonen Sunday? Ma nell'altro Shonen Sunday non c'era. In genere quelli nuovi non compaiono nella... nel medaglium, o almeno a me non compaiono. Poi magari da tablet non compaiono, ma da telefono sì. Un po' strano sta faccenda, comunque. Questo è nuovo per forza. Ah, cane, ok. Vediamo un po' se compare anche lei. Lei è nuova per forza. E infatti non compare, quindi... Vediamo un po' le altre, se c'è qualcos'altro, ma no, non mi pare. No. Che palle, quale sono state tutte quante basse sono. Ti dice che sono più alte, ma in realtà non lo so. Oh, è nuovo? E chi è che non ho preso, mo? Ah, Mary. È nuova. No, è vecchia. Io voglio trovare un personaggio in particolare. Voglio trovare shampoo o non smetto di slottare. Voglio shampoo a tutti i costi. Mi finiscono i punti? Amen. Sai che me li finisco davvero però di sto passo, eh. Ah, c'era l'uomo nero, va. Quello che fa i delitti. Che non si sa mai chi è, fino a che Conan non lo scopre, certo. O Conan, o se per sbaglio addormenta Sonoko, o ci pensa Sonoko, vabbè. Quindi è a discrezione di chi scrive la storia. Ma perché mettete ancora i ranghi S? Basta, con la S nelle oro. Io un altro paio le faccio. Poi, se va, va, se non va, non va. Ti prego, dimmi che sei tu. Dimmi che sei tu, ti prego. Questa è nuova. Yes. Bene. Perfetto. Io sto a posto così. Insomma, me l'ha fatta sudare, però l'ho trovata. Acquisisce talmente tanti sensi sta frase che è meglio non ripeterla mai più. È una fionda, sì, perché c'è il danno, c'è la velocità. Ah, è quella classica o quella dove puoi scegliere dove mandare, che sarebbe 150 volte meglio? No, devi mirare tu. Sì, devi premere col dito, già. Che seccatura. Vabbè, insomma, è andata bene, dai.
Ho tanta potenza con lui perché l'ho boostato al massimo il suo Energy Max e quindi è più forte. Più si boosta l'Energy Max dello yokai con cui si gioca, più è forte il suo danno. Dunque, shampoo a chi fa male a... Non riconosco la faccia, forse è Sato? Ma non mi pare Sato. Dunque, Gemma Sautome gli fa danno. Sato e Akane. Ah, Akane ce l'ho. Bene. Ok, quindi Akane fa più danno a Gemma, che sarebbe il panda, appunto. E... posso farne già un'altra? Andrei a farla, sinceramente. 5,50 già di danno da prendere. Perché? Vabbè, qua ho fatto male proprio io. Perché così tanto già? Prima non ci ho fatto caso, ma ne ha tanto di danno da prendere. Il boss, ora che lo vedo, è Takagi, di Conan. Sì, poi c'è anche nel Dream Match. Bene, le slottate l'ho fatte e secondo me le slot sono calibrate male. Un pochino male sono calibrate perché non ha senso fare tutte queste slottate per trovare alcuni yokai. Magari lo fanno apposta, magari no, non ne ho idea. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Yokai Watch. In descrizione trovate sempre link per Instagram, Telegram e Yokai Watch Spagna per tutti quanti i riferimenti per il nuovo evento. E noi ci vediamo alla prossima. Bye bye.